Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi video dei prodotti che ho terminato ultimamente. Allora, ho accumulato un po' di roba come al solito, quindi sempre contente di girare questi video. Allora, partiamo dall'ennesimo, ve ne ho parlato veramente all'infinito, il Defiling Sauce Detox di Yves Rocher. Appunto il beverone lo chiamo io per appunto purificare l'organismo e anche drenare. Come sapete mi piace tantissimo. Adesso Yves Rocher ne ha fatto uno nuovo che ancora non ho provato, quindi appena lo provo vi saprò dire come mi trovo con quello, però lo utilizzerò magari un po' più in avanti perché comunque questo è un programma che dura 10 giorni e quindi si fa comunque a fasi alterne. Però questo sapete benissimo che mi piace molto. Poi, acqua micellare, questa sempre Yves Rocher della linea Sensitive Vegetal. Allora, di Yves Rocher le ho provate tutte, come vi ho già detto nel video precedente, quello sulla maschera. Le ho provate tutte le acque micellari e tra le tante, quella che mi piace di più e che adesso ho ricominciato è quella per le pelli grasse, quindi quella della linea Sebo Vegetal, quella verde. Questa sì è buona, però non so, quella mi piace di più anche come profumazione, mi sento la pelle più pulita, più purificata. Quindi questa sicuramente non la prenderò di nuovo, mi sto inceppando. È primo pomeriggio, quindi diciamo che è da comprendere. Niente, quindi ragazze, questo sì, strucca bene, però preferisco altro. Poi questa maschera monodose della Iridil maschera riposo. Queste sono maschere vendute in farmacia. Infatti me le ha date una mia amica che lavora in farmacia e sono appunto delle maschere riposo per gli occhi. Sono davvero rilassanti per il contorno occhi, quindi le utilizzavo la sera dopo che mi sono struccata. Diciamo che è anche un modo appunto per rilassarsi in generale, quindi mettere la maschera questa sugli occhi è davvero quel senso di relax. Inoltre è comunque alla camomilla, quindi attenua le rughe del contorno occhi, appunto dona sollievo agli occhi. L'unica cosa, un appunto, è che comunque una maschera, vedete che appunto ha la forma di una mascherina, però non ha i buchi per gli occhi, quindi dovete stare lì con gli occhi chiusi, vi dovete anche rendere conto quando la dovete andare a togliere, quindi è brutta come cosa, perché comunque io quando applico queste maschere con i buchi agli occhi almeno posso guardare la TV, posso fare altro, invece con questa no, è proprio super relax da stare immobile. Però sono carine, ne ho ancora un'altra da utilizzare. Poi dischetti, questi maxi di acqua e sapone che assolutamente non ricomprerò più perché questi li ho comprati perché in realtà mi servivano veramente, erano gli unici che avevo sotto mano. Non mi piacciono perché perdono i peli, quindi io quando mi andavo a struccare mi ritrovavo i peletti del dischetto sul viso, quindi è una cosa veramente veramente antipatica e non li ricompro. Adesso sto utilizzando quelli della Sien, dell'Lidl, che devo dire mi piacciono molto, sono belli compatti e non perdono pelucchi. Poi, crema viso antità notte di Avenida, questa se ricordate l'avevo comprata al Penny Market, questa linea certificata EcoCert Bio e quindi l'ho utilizzata, ne è rimasta un pochettino, però l'ho finita. Allora, che dire, sinceramente non è stata una crema dagli effetti, dei risultati eclatanti, nel senso che era una crema idratante, però comunque non tanto idratante quanto la vorrei io durante la notte, quindi la mattina comunque la pelle era un po' così, un po' tirata perché appunto non funzionava tutta la notte, idratante sì, però nella notte l'effetto diciamo svaniva subito, quindi non la ricomprerei sinceramente. Poi le gocce famosissime distillate di Eufrasia del dottor Taffi. Allora, è cancellata la scritta perché comunque
È da tanto che le sto utilizzando, comunque per finire una boccettina di queste ci vuole tanto tempo. Allora, queste sono appunto delle gocce lenitive e decongestionanti per il contorno occhi. Ve le ho già recensite su altri video, mi sono piaciute molto, le applicavo prima del contorno occhi, due goccettine sotto qui e andavo a fare un leggero massaggio. Devo dire che sono molto valide. Perché appunto leniva il contorno occhi tantissimo e lo decongestionava molto, quindi per chi ha magari problemi di gonfiore ti va a sgonfiare comunque la zona sotto il contorno occhi. Quindi io ve le consiglio, queste appunto sul sito Dottor Taffi oppure sui vari siti bio che appunto vendono Dottor Taffi, le trovate sicuramente. Tra l'altro costano anche poco, sulle 7 euro forse, e durano un botto. Io appena posso le devo ricomprare perché danno comunque quell'aiuto anche in più al contorno occhi che poi andate ad utilizzare dopo. Poi il famosissimo, che vi ho già parlato di nuovo, di questo deodorante sapone di un tempo, questo qui che vi avevo detto che avevo trovato il deodorante della mia vita. In effetti, ripeto e ribadisco che mi piace anche questa profumazione neutra. L'unica cosa che io vi ho già detto è che il pack veramente fa acqua da tutte le parti, nel senso che dopo poche applicazioni non funziona più, ho dovuto romperlo per travasarlo in un altro erogatore e anche l'altro erogatore dove l'avevo travasato si è rotto, nel senso che non spruzzava più. Evidentemente ha una consistenza che comunque fa un po' chiudere il buchino dell'erogatore, quindi non riesce più ad uscire fuori. Ne ho comprato un altro di erogatore, quindi lo sto terminando ancora. In un'altra boccetta. Sinceramente, io per ora non lo voglio ricomprare perché questa cosa mi dà fastidio che devo travasare, devo fare tutto sto macello, non mi piace. Quindi, se cambiano il pack, sicuramente lo ricompro. Però è un ottimo deodorante. L'unica pecca è il pack. Facciamo anche la rima. Poi andiamo a questa crema corpo. Questa qui è una crema corpo che ho trovato in albergo a Singapore, quindi vedete le scritte, quindi è una crema corpo normale, diciamo di quelle che ci trovate negli alberghi, insomma, quindi non è un granché ovviamente. Io me le sono portata tutte dietro e quindi le devo consumare, però ha comunque avuto, era buona, un'ottima profumazione al tè bianco e rosa, quindi molto delicata. Poi, detergente intimo di questo marchio Green Natural, sempre bio. Questo piccino l'avevo comprato appunto per portarmelo in viaggio. L'ho terminato, poi ho travasato da quello grande a questo qui proprio per la comodità di avere uno piccino. Però questo qui sì, non male, non è stato male. Detergente intimo abbastanza valido, normale. Questo era calendula, lavanda e mirtillo. Era più liquido, però rispetto ad altri che ho usato e sto utilizzando. Però non è stato male. Per chi vuole delle taglie piccole, ci sono questi qui, che comunque, se non sbaglio, in taglia grande di quel marchio non li ho visti. Quindi fanno taglie piccole, evidentemente, proprio da viaggio. Poi, Yves Rocher shampoo riparatore. Questo in realtà a me non è che vada tanto bene perché non ho i capelli danneggiati oppure secchi, però l'ho comunque utilizzato. È un ottimo shampoo, l'ha utilizzato anche mio marito, invece per lui va molto bene, però gli shampoo di Yves Rocher sono abbastanza validi. Io mi trovo bene, quindi. Poi, bagno crema addolcente di Pio Point. Questo era uscito da una rivista. Mi è piaciuto molto perché, appunto, adatto all'inverno. È un bagno crema molto, appunto, addolcente, molto cremoso. Quindi idratava bene la pelle. Aveva quella profumazione proprio di talco. Ecco, mi ricorda molto il talco. Quindi, profumo prezioso e vellutato, mi è piaciuto.
per essere un bagnocrema, quindi ovviamente non estivo ma prettamente invernale. Poi dove metto qui le cose non c'è più spazio. Poi salviettine Speedy Care mille usi, queste io le utilizzo in palestra per darmi una rinfrescata momentanea, quindi queste io le compro un po' quelle che capitano perché cioè, le utilizzo appunto in questa maniera qui, mi durano un'eternità perché sono 72, però queste qui. Compro ovviamente sempre quelli con questo affare, altrimenti si asciugano subito. Poi, crema per il corpo Erbolario Goji, questa l'ho terminata, mi piacciono molto le creme per il corpo dell'Erbolario, questa non è una fragranza che mi ha fatto impazzire, sinceramente, non è stata eclatante proprio. Nulla di non la comprerei sinceramente, però crema ottima a livello di idratazione. Poi, cosa più? Allora, vi faccio vedere questi tre prodotti di uno stesso marchio che io vi ho mostrato tempo fa che avevo acquistato su QVC. Era un kit di mini taglie di questo marchio, Sanctuary Spa. E sono questi tre prodotti e tra l'altro ne sto terminando altri due e un altro lo devo ancora iniziare. Allora, questo è un body butter, un burro corpo, un bagno doccia e un body scrub. Allora, vi dico che mi sono piaciuti tutti, come profumazione è veramente qualcosa di, non so definirla perché in realtà è una profumazione molto appunto da centro benessere, quindi quei profumi appunto che voi trovate nei centri benessere, molto rilassanti, molto neutri tra l'altro, e li ritrovate appunto in questi prodotti qui. Non a caso si chiamano Sanctuary Spa, quindi credo forse li utilizzano appunto nelle spa. Tra l'altro è un marchio che in Italia non ho visto mai da nessuna parte, ma io ho trovato in Thailandia in tutti i negozi beauty, perché ad esempio questo è made in Thailand, il bagno doccia, quindi lì è un marchio conosciuto. Purtroppo non avevo provato prima questi prodotti, altrimenti mi sarei fatta la super scorta, anche della maschera che sto terminando, che mi piace un botto. Purtroppo non sapendo se mi piacevano oppure no, non li ho comprati. Questo mi dispiace. Ma comunque su QVC ci sono sempre, quindi se voglio li posso prendere di lì. Burro corpo non ha proprio la consistenza di un burro, però mi è piaciuto molto, idratante, bello, lascia la pelle bella liscia, setosa, mi è piaciuto molto. Poi il bagno doccia, molto buono, lasciava veramente il profumo nella doccia per giorni. Quindi mi è piaciuto. Lo scrub invece io non l'ho utilizzato come scrub perché essendo uno scrub molto leggero non è che funzionasse molto come scrub, ma l'ho utilizzato sempre come bagno doccia, quindi andava leggermente un po' ad esfoliare la pelle, leggermente. Infatti questo l'utilizzo come bagno doccia è stato veramente top. Come scrub vero e proprio no, perché è molto leggero, ma so anche che di questo marchio fanno uno scrub molto conosciuto, non conosciuto nel senso che su QVC parlano proprio del prodotto top del marchio, quindi lo vorrò provare. Validi, mi sono piaciuti veramente tanto. Date un'occhiata su QVC se vi interessa e quindi potete magari provarli anche voi. Dello stesso marchio, però io non ve ne voglio parlare. C'era la maschera anche, la maschera Detox che io sto ancora utilizzando perché ho svuotato la bustina in una piccola jar perché ovviamente è abbastanza per fare più applicazioni. L'ho usata per 2 volte e mi piace veramente molto, molto, però ve ne voglio parlare più in avanti. Infatti, questa la conservo perché mi riservo di parlarvene ancora meglio di questa maschera qui. Poi parliamo di maschere, c'ho una fissa io ultimamente per le maschere, per la skin care, non lo so, è un periodo proprio per le maschere. Ho provato questa di Dr. Jart, comprata da Sephora a Singapore, però la trovate anche in Italia.
Chicken Eye Lift è proprio la maschera, vedete, per il contorno occhi. Ne ho un'altra perché nella confezione ce ne sono due. Che dire, sì, sono maschere comunque, secondo me, danno sì quell'effetto comunque al momento di pelle veramente idratata, rilassata, quindi è una coccola in realtà per noi la sera. Però devo dire che mi è piaciuta. Le ho pagate un po' queste, due di queste forse sulle 16, non ricordo, però la mania di comprare quando si è in viaggio è più forte di noi, quindi mi è piaciuta. Vediamo quando provo la seconda se riesco un po' a carpire qualche altro effetto. Mi è piaciuta molto anche questa qui di Montagne Jeunesse per le mani. Allora, sono dei guanti. Quando l'ho aperta, sono dei guanti appunto con in plastica con all'interno una crema. Allora, voi applicate appunto questi guanti, li chiudete perché c'è anche un adesivo apposito e appunto la crema va ad agire sulle mani. È veramente valida, mi è piaciuta molto perché poi quando andate a togliere i guanti, la crema che rimane sulle mani ve la andate a massaggiare a fondo e quindi continua ancora l'idratazione. A me sono piaciuti molto, devo dire. Se li ritrovo, li ho presi da OVS. Se li ritrovo, li voglio prendere perché veramente è una bella coccola e idrata veramente bene le mani. Quindi è un trattamento da fare anche una volta a settimana oppure due volte al mese. Soprattutto per chi come me, io comunque tendo sempre ad avere le mani screpolate. Quindi mi sono piaciuti veramente molto questi qui, questi guantini idratanti. Poi andiamo a make up e campioncini. Allora, ho terminato due mascara, l'Hypnosdrama in Mini Taglia di Lancôme e, udite udite, Le Volume de Chanel di Chanel, appunto. Allora, come sapete, sono due mascara che mi sono piaciuti. Questo qui Mini Taglia, ma l'ho usato veramente tantissimo. Ha questo scovolino qui, vedete? Mi piace, dà un bell'effetto volumizzante, bello nero. Meno volumizzante è questo. Questo qui si chiama Le Volume de Chanel, però secondo me dà più un effetto bello nero e le separa bene, quello sicuramente. È un mascara, secondo me, molto naturale e mi piace molto. Costa un po', però ogni tanto magari ci concediamo qualche mascara un po' più caro, però è un valido mascara. Adesso sto usando quello di Wycon che mi sta piacendo comunque tantissimo, quindi. A proposito di Wycon, ho terminato da un po', però me l'ero dimenticato, il Bambi Eyes, questo eyeliner con la super punta. Mi è piaciuto, però quando lo iniziate magari ad utilizzare tanto, la punta, come vedete, si va a rovinare, quindi diciamo che è un po' fastidiosa nell'utilizzo. Però è stato un buon eyeliner, sinceramente, mi è piaciuto abbastanza. L'avevo preso anche in offerta sulle 3 euro. Però adesso il top dei top è quello di Essence, mi trovo veramente, veramente bene. Campioncini e terminiamo. Sono già 18 minuti, ragazze. Allora, Erbolario, due creme corpo, Iris e Osmanthus. Osmanthus, la prima volta che la provo, è veramente bella, fresca, primaverile, mi piace molto. Poi, questo gel detergente viso di La Roche-Posay. Anche valido, ne sto utilizzando un'altra bustina, è in gel, però non fa molta schiuma, anche se io non li preferisco quelli in gel. Adesso sto usando uno nuovo che vi ho mostrato e poi ve ne parlerò in mousse che mi piace veramente molto, però questi comunque sono campioncini da terminare. Crema fluida di Taffy, crema corpo dal profumo molto intenso e molto legnoso. E poi Yves Rocher, l'Elixir Jeunesse, questo è un siero antinquinamento che io ho comprato in taglia piena, però ancora non ho iniziato ad utilizzare perché sto utilizzando altra roba. Sembra valido perché ne ho usati un po' di campioncini, ora vediamo quando utilizzo
Questo è da fare comunque un trattamento d'urto nei periodi di cambio stagione, quindi se non lo inizia ad utilizzare adesso, lo inizierà ad utilizzare magari più in avanti, prossimamente. Niente ragazze, finisce, erano tanti però, sono 20 minuti di video, quindi erano un bel po'. Niente ragazze, spero vi abbia dato qualche spunto per i vostri acquisti. Fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questi prodotti, come sempre, se mi volete consigliare qualcosa da provare. Io sono contenta dei vostri consigli perché appunto siamo sempre curiosi di provare roba nuova. Niente ragazze, io vi saluto, vi mando un grande bacio, continuate a seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!